cose che ci fa soffrire. Quante volte ci siamo chiesti perché, 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 quando magari ci siamo ritrovati a piangere, a stare male. Voi direte, vabbè, soffriamo perché ci capitano cose, ci accadono delle cose e quindi soffriamo. Sono d'accordo su questo, ma la domanda è questa: perché continuiamo a soffrire anche se quella cosa è passata? Mi spiego meglio. Ci sono persone che magari vengono lasciati dalle proprie fidanzate, dai propri fidanzati, dopo un anno, due, tre anni, soffrono ancora per quella persona, soffrono ancora perché sono stati lasciati. Oppure ci sono persone che riescono a superare il dolore di un lutto prima degli altri. Questo da cosa dipende? Va bene, ci sono caratteri e caratteri, ma nel dettaglio la differenza qual è? Allora io vi propongo di fare questa cosa. In questo momento pensate alla cosa più brutta che vi è capitata. Magari quando siete stati lasciati, magari quando avete perso un caro a cui eravate molto attaccati, magari pensate al momento in cui vi hanno telefonato per darvi la brutta notizia. Lo so, può sembrare bruttissimo, ed è proprio questo il punto. Ma aspettate, continuiamo. Adesso invece pensate al ricordo più bello che avete. Cose che vi ha fatto gioire, che vi ha provocato felicità. Pensate magari a quando avete dato il vostro primo bacio, a quando avete comprato la prima auto, a quando vi è capitato un qualcosa di bello ed eravate felici. Da questa cosa potete semplicemente capire che le sofferenze le creiamo noi. O meglio, in base a quello che pensiamo, si generano emozioni. Quindi, ritornando alla domanda da dove arriva la sofferenza, la risposta è una: dai pensieri. Noi costantemente, ogni giorno, non viviamo il presente. Siamo sempre con la testa o nel passato o nel futuro. Le persone che soffrono non soffrono perché in questo momento gli sta capitando un qualcosa, ma perché loro con la loro testa sono nel passato. Ritornano nei loro ricordi, riprendono le emozioni che già hanno provato in quel presente e le riportano nel presente attuale. Scusate il gioco di parole, cerco di spiegarmi meglio. Se in questo momento mi trovo qui nella mia stanza e non mi sta succedendo niente di brutto, intorno a me la situazione è calma, perché dovrei soffrire? Per quale cosa? Qual è la motivazione che deve scatenare la mia sofferenza? Non c'è. E allora perché soffriamo? Semplicemente perché non viviamo il presente. Molto spesso con la nostra mente viaggiamo nei ricordi, nelle cose brutte che ci sono capitate. Riprendiamo le sensazioni brutte, le emozioni negative che abbiamo provato in quel ricordo e le riportiamo nel presente. Ed è per questo che ci sono persone che continuano a soffrire anche dopo anni. Io posso vivere la mia vita pensando ogni giorno a quando è venuto a mancare mio nonno. Io soffrirò per tutta la vita. La cosa che dobbiamo imparare a fare, e quello che ho imparato pure io e che sto imparando ancora a fare, è quella di vivere il presente. Perché non sappiamo come si fa. Come si fa a controllare i nostri pensieri? Perché spesso a volte non riusciamo a controllare i nostri pensieri e quindi ci passano immagini davanti agli occhi e che non riusciamo a controllare. Quindi qual è la cosa che si può fare per evitare di ritornare con la testa nel passato? Il consiglio che io vi posso dare è quello di coltivare le vostre passioni. Io ad esempio, quando mi ritrovo che penso sempre alla stessa cosa e soffro pensando questa cosa, mi ci metto nelle mie passioni. O mi metto a suonare il pianoforte, o la chitarra, o mi metto a disegnare. Semplicemente faccio quello che mi piace fare. È capitato tipo qualche volta che il tempo è volato magari facendo una cosa. Quello è il momento in cui la mente si libera da ogni pensiero. La cosa che dovete fare è andare alla ricerca di quei momenti. Come si trovano questi momenti? Tramite le vostre passioni. Quello che amate fare, che sia ballare, cantare, qualsiasi cosa che vi occupi la mente in modo tale che non se la paga a manare per fatti suoi. Allora, capisco che non è semplice come argomento perché è un po' contorto come cosa, non si riesce a capire comunque. Quindi quanto più siamo presenti nelle cose che facciamo, quanto più prestiamo attenzione a quello che ci circonda ora, in questo momento, più la mente si libera. Basta pensare questa cosa: se in questo momento mi capita una cosa brutta, provo una sensazione brutta, domani non posso soffrire di nuovo per la stessa cosa. Semplicemente perché, primo, è una cosa che è già passata. Secondo, perché sono io che vado a riportare nel presente quello che è già successo e quindi a riprovare di nuovo le sensazioni brutte. Provo a farvi capire questa cosa. Forse non tutti riusciranno a capire, ma io ci provo perché è una cosa molto importante proprio per svuotare la mente. Vi faccio un esempio, non è facile, ma vi faccio l'esempio. Questa è una cosa che ho letto anche in tanti libri di psicologia, e soprattutto quello di Raffaele Morelli, lo psicoterapeuta che seguo io, ed è quella di prestare attenzione ad ogni piccola azione che fate. Ad esempio, prendo questa lattina di Red Bull,
nel momento in cui la prendo, presto attenzione per capire se è fredda, se è calda, quanto è calda, oppure quanto è fredda, se è pesante, se è leggera. Nei movimenti che io faccio, quindi presto attenzione, guardo e percepisco proprio il tatto, ok? Non so se mi spiego. Ma il fatto di prestare attenzione a tutto quello che noi facciamo, anche ai piccoli movimenti, quando muoviamo le mani, quando passiamo la lattina da una mano all'altra, tutti i movimenti che noi facciamo, ogni volta che apriamo e chiudiamo la mano, fatto tutto questo a rallentatore, porta la nostra mente ad essere occupata al 100% in queste piccole azioni che noi facciamo. Quindi occupiamo tutta la mente e in modo automatico i pensieri negativi, i ricordi brutti non possono entrare perché la mente è piena. Se io vi chiedessi cosa hai fatto stamattina appena hai aperto gli occhi, tu mi dirai: mi sono alzato dal letto, ho fatto colazione, mi sono vestito e sono uscito. E invece no, vedi quanti passaggi hai saltato, perché non eri lì in quel momento, nel presente, ma mentre facevi queste cose eri con la testa da un'altra parte. Io magari ti posso dire: io ho aperto gli occhi, ho tolto la coperta da dosso, mi sono seduto sul letto, ho cercato le pantofole, le ho trovate, le ho messe, mi sono alzato, ho aperto la porta della camera da letto, ho cominciato a camminare, mi sono avvicinato al frigorifero, ho aperto il frigorifero, ho guardato dove stava il latte, ho aperto il tappo, l'ho versato nel bicchiere. Cioè, quindi, per farvi capire, Wagyu, tutto ciò che noi facciamo qui nel presente non lo viviamo, perché diamo per scontato ogni piccola azione che noi facciamo e quindi con la testa ce ne andiamo da un'altra parte. Se mi vedete al buio con una ripresa, diciamo, diversa da quelle precedenti, è perché non ho trovato più le clip, e quindi questo è il secondo saluto che vi faccio, perché le ultime scene non le ho trovate. E niente, allora, io capisco la complessità del discorso, dell'argomento, e vi chiedo pure scusa perché io non sono bravo a spiegarmi, ma spero che in qualche modo sono riuscito a farvi capire quello che io volevo intendere. Come già sai, mi fa piacere se mi lasci un commento e mi dici cosa ne pensi di tutto quanto. Vi ricordo che c'è un canale Telegram dove vi potete unire, dove io comunque metto, diciamo, il link di ogni nuovo video che faccio, quindi vi arriva direttamente la notifica su Telegram, dove vi lascio qualche libro da leggere, qualche video curioso da guardare. Quindi se vi volete unire, nella descrizione trovate il canale di Telegram. Per il resto, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.